Ciao ragazzi, io sono Lorenzo Tuccio e bentornati in questo nuovo video dedicato al mondo Monster. Oggi abbiamo qui un pacchettino, chissà cosa si nasconde al suo interno ragazzi, andiamolo a scoprire subito. Però prima di iniziare voglio ringraziare il caro Sam. In descrizione vi lascio il link alla sua pagina Instagram, fa delle foto veramente assurde e ha un sacco di lattine davvero strepitose, quindi mi raccomando, correte subito a seguirlo. Ed eccolo qua il nostro pacchettino, veramente molto molto particolare la lattina che ci sta qui dentro. Sorpresa ragazzi, una Monster Yerba Mate, questa Dragon Tea ormai fuori produzione già da diverso tempo. Guardate che bella ragazzi, molto molto particolare. Il bello è che è stata aperta dal fondo, infatti possiede due fori, mentre qua in alto è chiusa. Molto molto bella. Ciò che avrete sicuramente notato è il fatto che ha questo fondo argentato. E voi vi starete chiedendo perché così. I veterani del mondo Monster, i collezionisti più incalliti, si saranno resi conto e sapranno che questa qui è una Monster canadese. Quindi sì, è una Yerba Mate versione canadese. Confrontiamole subito ragazzi. Nel concreto, come potete vedere, di fatto questa è la differenza sostanziale, il colore del collo. Cambia ovviamente perché nella versione canadese, come abbiamo per l'appunto detto, è argentato, color alluminio, con la linguetta nera. Mentre la Dragon Tea, quella statunitense, invece ha il collo nero con la linguetta gialla. Quindi cambiano sia collo e linguetta. Poi per il resto, in scritte, sono praticamente uguali, ragazzi. Anche il dragone è uguale. Però, ragazzi, se noi le ruotiamo, proverò a spiegarvelo, ma non so se ce la farò. In pratica, la versione statunitense della Yerba Mate sul retro possiede due riquadri che, come potete vedere, si tratta di queste pergamene. Una contiene i valori nutrizionali, mentre l'altra ha la descrizione, quindi con tutte quante le informazioni, il motto, le icone, eccetera. Quindi è strutturata in questo modo. La versione canadese, ragazzi, invece, ha un quadro unico, cioè c'è un'unica pergamena gigante con tutti quanti i valori nutrizionali e non ha la descrizione. Sì, qua in alto abbiamo il logo Monster Dragon Tea Yerba Mate, ma non c'è la descrizione. Abbiamo un'unica pergamena enorme con tutto quanto scritto. Poi questa qua è del 2019, però ragazzi non contiene descrizione. Qua ci sono gli ingredienti, qua c'è la tabella, però non ha la descrizione, quindi di fatto sono diversissime ragazzi. Anche qui, guardate in alto questo logo Monster. Noi abbiamo scritto Monster Dragon Tea Yerba Mate. Invece nella versione statunitense non c'è. Poi qua in alto abbiamo altre scritte che invece qua non sono presenti. E ripeto, invece nella versione statunitense c'è la descrizione, no? Del tè Monster con tutte quante le info, con tutta quanta la storia, il motto, eccetera. Però ragazzi, qua nel concreto abbiamo solo la tabella con i valori nutrizionali e le info, cioè nulla di più. Quindi cambia veramente tanto a livello di composizione delle informazioni. Cioè sono diversissime ragazzi, sono diversissime. Farò una foto su Instagram probabilmente dove le metto a confronto perché cambiano un sacco. Molti penseranno che nel concreto sia soltanto il collo e la linguetta a cambiare, invece no. Cambiano veramente tanto. Ed eccoci qui per concludere questo video. Cosa ne pensate di questi due dragoni gemelli simili, però veramente hanno delle differenze veramente allucinanti. Lieto che questa lattina entri a far parte della mia collezione. Spero di trovare anche la versione al tè verde e la versione al tè bianco, quindi la green tea e la white tea. Anche quelle con il collo praticamente alluminio e tutte le descrizioni articolate, fatte in modo strano, perché sono veramente molto belle. Detto questo, io ringrazio ancora di cuore il caro Sam per avermela inviata. Questa lattina davvero la cercavo da un bel po', e almeno la Yerba Mate, che è la più rara, sono riuscito a trovarla. Spero poi di riuscire anche a reperire, ripeto, le altre due versioni mancanti
così da completarmi il set canadese. Detto ciò, io concludo qui e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!